Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle. Oggi cambiamo un attimo strada. Oggi andiamo a Nagano. Invece che fermarci a parlare di un'opera ben precisa, spaziamo, ci allarghiamo, ampliamo il nostro sguardo e parliamo di un autore. Parliamo di un autore che se ne dica, è uno dei più importanti autori contemporanei. Poi tanti lo ritengono sopravvalutato, tanti altri sottovalutato. Per me onestamente è un autore sottovalutato, perché veramente secondo me è un grandissimo autore, però mi rendo conto anch'io che in alcune situazioni non abbia brillato per bravura, mettiamola così, soprattutto nella scrittura, perché nel disegno secondo me è clamoroso. Di chi sto parlando? Sto parlando di Hiromashima. Hiromashima, classe 1977, oggi ha 46 anni e è un autore comunque che vedremo a Lucca e che ha una carriera oramai da 25 anni, perché ha iniziato a pubblicare nel 1998 alla tenera età di 21 anni. Un autore che da sempre è appassionato di manga e cresciuto con la volontà di entrare in questa industria, tanto che il padre, quando era alle scuole medie, lo spinse proprio a seguire questa strada. In che modo? E facendogli leggere, comprandogli due serie che saranno molto importanti per quella che è la sua costruzione personale, e sto parlando di Dragon Ball e di Kinnikuman. Dragon Ball, grande capolavoro internazionale, Kinnikuman più importante a livello giapponese che non a livello internazionale. Sono usciti vari anime, viene conosciuto fuori con il nome di Supreme Muscle, se non mi sbaglio, però in Giappone realmente ha una fanbase importante, ha anche tutta una gadgettistica veramente notevole. Io mi ricordo la prima volta che andai a Osaka, c'è un quartiere con le statue a grandezza naturale dei personaggi, dei combattenti di Kinnikuman. Quindi è una serie che in Giappone è molto importante, ha fatto molto presa sul pubblico. Mashima, in tenera età, alle scuole medie, decide di andare a dopo scuola in un corso, in una scuola, per disegnatori manga. Solo che non è propriamente convinto di quello che sono le lezioni dei suoi insegnanti. E a una certa decise di mollare gli studi per andare avanti da autodidatta. E devo dire, ragazzi, che guardando le opere, a livello di disegno, chapeau. Arriviamo a quello che è il 1998, cioè a soli 21 anni. Pubblica per Shonen Magazine di Kodansha il suo primo one shot, che è Magician, che verrà poi raccolto dentro a Reward, un volume unico che raccoglie tutta una serie di one shot proprio dell'autore, e questa one shot gli ha portato un enorme successo proprio perché gli ha fatto vincere un premio decisamente notevole, perché si parla di centinaia di migliaia di yen, quindi non una barzelletta, e fu l'opera che diede vita a quello che è uno dei suoi personaggi più presenti all'interno della sua opera omnia. Sto parlando di Clue, il cane con il cono da gelato al posto del naso, per intenderci. Cioè, quello che è un cane, ma che realmente guardando il naso e guardando le forme è tutto fuorché un cane. Quando, arrivati comunque nel 98, pubblica Magician, viene scoperto e inizia a portare la sua prima opera, sempre su Shonen Magazine di Kodansha, e pubblica Rave the Groove Adventure. Mi viene da ridere perché, ragazzi, Rave the Groove Adventure, quando arrivò in Italia, venne venduto come l'erede di One Piece. Capiamoci. One Piece è uscito nel 97 in Giappone. Rave the Groove Adventure è uscito nel 99 in Giappone. 2 anni. Eravamo sì e no nella rotta maggiore. Erede de che? Grande serie One Piece, lo sappiamo tutti.
Però in Italia è stato venduto a quella maniera proprio perché One Piece era già comunque avanti nella pubblicazione e Rave the Groove Adventure era vicino alla conclusione in Giappone e quindi c'era la possibilità di spingerlo. Tra l'altro in Italia quando arrivò nel periodo in cui Alabasta era conclusa e quindi iniziava in Italia ad uscire One Piece intervallato bimestrale. E quindi Rave the Groove Adventure divenne quell'altro fumetto che si intervallava proprio a One Piece un mese sì e un mese no. E quindi per forza di cose in Italia venne venduto come il degno erede di One Piece. Degno erede, possiamo parlarne, perché comunque ha un inizio abbastanza zoppicante per poi proseguire e crescere in maniera molto più sicura e potente, fino a diventare quello che comunque in Giappone è stato un best seller, in Italia comunque ha avuto delle ottime vendite ed è stato un prodotto che se ne dica apprezzato e riconosciuto. Ho visto tanti altri autori fare prodotti di questo livello e non vendere una cicca salata, quindi veramente plauso a un autore come Hiromashima che per un'opera introduttiva, una opera prima, ha fatto un manga di 35 volumi, comunque con una bella spinta, con una bella storia, con situazioni che hanno fatto male. Io ad oggi, e se devo ricordarmi di Rave the Groove Adventure, mi ricordo di poche cose, ma la scena finale di Musica ancora mi fa male, ok? E sono un lettore scafato, cioè quella scena finale di Musica io ce l'ho ancora qua con un pugno allo stomaco. Ad ogni modo, nel 2005 chiude l'esperienza Rave the Groove Adventure, rimanendo sempre nell'ambito di Shonen Magazine, quindi di Kodansha, e inizia un po' a sbizzarrirsi. C'è da dire che lui come autore nel corso della sua carriera è sempre stato molto prolifico, è sempre stato un autore che faceva uscire un capitolo, bene, ma magari in settimana usciva anche qualcos'altro. Io mi ricordo una volta con Fairy Tail uscirono una roba come due capitoli nella stessa settimana più un capitolo extra mix tra varie opere. Cioè, una roba folle per un mangaka normale. Cioè, una roba del genere è follia pura. Bene, lui riusciva a far uscire nella stessa rivista due capitoli dello stesso manga, Fairy Tail, e qualcos'altro. Bene. Arriviamo al 2006. 2006 che per lui significa il nuovo trampolino di lancio, cioè quello che sarà il suo vero e proprio bestseller, la sua vera e propria opera turning point della carriera e che lo renderà riconoscibile in tutto il mondo. Sto parlando di Fairy Tail, opera che anche qua alcuni la ritengono sopravvalutata, altri la ritengono sottovalutata. Per me è un'opera scritta decisamente bene, raccontata decisamente bene, con enormi cadute di stile e due cliché classici che ci sono sempre, ma ne parlerò più avanti all'interno del video. Fairy Tail è un'opera che in Giappone, così come in Giappone e anche in Italia, durerà a lungo. È stato uno di quei manga che è stato portato avanti sull'onda dei grandi manga di grandi numeri, con grandi quantità di volumi. Era il periodo dove One Piece è ancora lì che va avanti, quindi siamo già al volume 108, per intendersi. Abbiamo avuto Naruto con i suoi 72 volumi, abbiamo avuto Bleach, e abbiamo avuto comunque, non parlo neanche di JoJo perché tanto JoJo è inarrivabile, però parliamo di un periodo storico a cavallo tra gli anni 2000 e gli anni 2010, dove tante opere sono state portate avanti con una storia di amplissimo respiro, una storia con un numero di volumi decisamente abbondante. E Fairy Tail è una di queste, è un'opera composta a 63 volumi, che però parte con un'idea molto interessante, cioè l'idea di un'opera corale dove quei 4-5 protagonisti, o meglio, partiamo da 3 per poi espandersi nell'arco della storia dell'opera, arrivano ad esserci una cosa come
10-12 personaggi principali all'interno di Fairy Tail, dove però ovviamente questa costruzione fa sì che tutti i personaggi abbiano bene o male la stessa gestione di combattimento, la stessa gestione nella crescita dei personaggi, spesso e volentieri anche situazioni fotocopia e poteri fotocopia. Tant'è vero che il personaggio principale, cioè Natsu, e si ritrova una volta a combattere e qualcuno con il potere del fuoco, e un altro con il potere del demone del fuoco, e un altro con il potere del dio del fuoco, e il potere del drago di fuoco, e altri draghi di fuoco, e altri tipi di draghi, cioè, e tutti quanti gli scontri sono scontri dove si comincia col personaggio messo in super difficoltà che fa fatica a vincere, ma anche a portare a segno dei colpi, poi pian pianino riesce ad arrivare in posizione, cresce l'avversario, cresce lui, si arriva a una situazione di totale impossibilità a vincere da parte del protagonista e la forza dell'amicizia prevale e fa vincere il protagonista. Bene o male, è così per tutti gli scontri di Fairy Tail. Infatti, la sceneggiatura degli scontri di Fairy Tail non è certamente il fiore all'occhiello di quest'autore, ma così come per Fairy Tail, anche in realtà per Rave e anche per il successivo Eden Zero. E diciamo che non brilla per la sceneggiatura degli scontri, che sono molto cliché, o soprattutto per la conclusione degli scontri. Sicuramente Mashima è un autore che brilla per i disegni, per il semplice motivo che il suo stile di disegno ha una qualità grafica enorme, personaggi con una dinamicità strepitosa, le ambientazioni, la capacità di costruire un mondo, un open world credibile e godibile, con personaggi che spesso e volentieri si presentano come cliché, perché ce ne sono una quantità invereconda, così come ci sono personaggi che hanno scontri poi in stile Sanji Zoro, ci sono anche in Fairy Tail, cioè sono Natsu e l'omino del ghiaccio, perché veramente l'omino del ghiaccio sono esattamente cane e gatto, e sono portati avanti esattamente come sono portati avanti Zoro e Sanji all'interno di One Piece. Si odiano, si punzecchiano, poi quando è il momento uno fianco all'altro e combattono. Sicuramente Hiro Mashima fa del disegno la sua grandissima capacità, perché ha un disegno sempre chiaro, sempre riconoscibile, ben gli scontri e le parti dinamiche sono facilissime da comprendere e da leggere, sono anche decisamente esaltanti, ci sono scene di combattimento che sono fighe, ma davvero belle. E c'è un'altra cosa da dire: Hiro Mashima fa del fanservice a 360 gradi un po' il suo vessillo, la sua bandiera. Perché, ragazzi, non c'è un'opera di Mashima dove non ci siano ragazze in costume, scene in un bagno, quindi in uno furo o comunque in un bagno termale, e anche ragazzi comunque col petto di fuori e seminudi, quindi fa fanservice sia dal lato femminile che dal lato maschile. Dal lato femminile, cioè, lato maschile sono tutti iperpalestrati, muscolosi con il six pack. Lato femminile sono tutte decisamente con abiti molto discinti e costumi minimal e un bel seno prosperoso, arrogante. La cosa bella di quest'autore, al di là del fanservice e della qualità grafica, è anche un po' la costruzione del power setting, perché tutte le sue opere hanno bene o male un power setting preciso e ben comprensibile. Avevamo comunque in Rave the Groove Adventure le quattro pietre per creare l'arma definitiva. In Fairy Tail abbiamo i poteri della Gilda e quindi i maghi hanno i poteri più disparati.
da quelli che cambiano il proprio, la propria immagine, a quelli che costruiscono, creano magie con le parole, quelli che dominano la mente, i Dragon Slayer, i Demon Slayer, i God Slayer, e via discorrendo, i draghi, e via discorrendo. E poi abbiamo Eden Zero. Eden Zero è un'altra storia dove, cioè, diciamo che Fairy Tail in Space, perché onestamente ha un po' del Fairy Tail in Space, nonostante comunque la trama sia diversa, la linearità narrativa sia diversa, però decisamente un'altra bella opera, dove il power setting delle abilità meccaniche tecnologiche sono davvero allo stesso livello di Fairy Tail. L'unica cosa è che, avendo già Fairy Tail un bel numero di volumi, Eden Zero, che ad oggi è iniziato nel 2018 e ad oggi conta 28 volumi, fate un po' voi i conti dal 2018 al 2023, quindi quando siamo adesso, quanti anni sono? 5, con in mezzo la pandemia, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 anni, con in mezzo la pandemia, questo ha fatto 28 volumi, 28 volumi in 6 anni. Se contate che una media sono 4 volumi all'anno, 6x4, 24. La media di solito è di 4 volumi l'anno. Lui ha superato di 4 la media di qualsiasi dei soliti mangaka che fanno un manga trimestrale. Ok, quindi vuol dire che è un autore ma enormemente prolifico, ma con una capacità di scrittura e di messa a terra delle sue idee enorme. Eden Zero, che l'opera che tuttora è in corso, sta andando in corso dal 2018 ad oggi, quindi siamo al 2023, è un'opera spaziale che un pelo richiama le dinamiche di Fairy Tail, richiama anche gli stili dei personaggi, perché comunque i personaggi a livello estetico alcuni sono quelli, cioè se noi prendiamo Natsu di Fairy Tail e prendiamo il protagonista di Eden Zero, cambiamo solo la tipologia di vestito, cambiamo il colore dei capelli e sono praticamente similari. Così come l'equipaggio di Eden Zero e dei personaggi con primari e secondari sono esattamente un richiamo dei personaggi presenti in Fairy Tail. Quindi, sì, ha creato il suo set e poi dopo continua a sfruttarli. Anche per i nomi. Cioè, gli Horatian Seis ci sono da una parte, ci sono dall'altra. E certi altri personaggi, proprio graficamente, ci sono da una parte, ci sono dall'altra. E poi cicciano fuori. Quindi, sì, da quel punto di vista, non è particolarmente un autore che esageri e che si sappia innovare su certi personaggi. Gli piace autocitarsi. Però anche qua parte da un'idea completamente diversa, parte da una costruzione completamente diversa, lo svolgimento della trama è completamente diversa rispetto a Fairy Tail ed è completamente diversa rispetto a Rave. Rave è un shonen manga tradizionale degli anni 90, con una trama lineare che porta avanti passo dopo passo la crescita dell'eroe. Fairy Tail nasce come manga di crescita di un personaggio, ma si trasforma più che altro in un manga corale dove le avventure e le disavventure sono all'ordine del giorno. Poi pian pianino si dipana una trama principale, ma è proprio poco per volta, per poi arrivare alla fine con un bel cambiamento, una bella conclusione. E poi abbiamo Eden Zero, che sembra ritornare un po' sulla falsariga di Rave, quindi con una trama lineare che porta avanti la crescita dell'eroe, ma dall'altra parte mantiene un po' quell'idea di coralità e quell'idea di missioni, anche talvolta slegate una dall'altra, che fanno crescere e mostrano la crescita del personaggio. Poi, ragazzi, c'è da dire che oltre a queste tre opere ci sono tutta una serie di vari spin-off, mica spin-off, soprattutto Fairy Tail. Fairy Tail ha messo in piedi una quantità di spin-off fuori misura. Cioè, vado a vedere adesso la pagina di Anime Click di Hiro Mashima. Cioè, abbiamo Fairy Tail,
Fairy Tail Short Stories, e abbiamo i vari film, gli OAV e la serie televisiva anime di Fairy Tail. Abbiamo Fairy Tail Zero, abbiamo le side story, Ice Trail, quindi tutte le parti legate al sentiero del ghiaccio e alla crescita dei personaggi legati al ghiaccio, Fairy Tail Uedo e Fairy Tail Under the Deer Quest, altra storia. Quindi ne hanno avute di, ne ha avute di spin-off Fairy Tail, su cui ha lavorato lui. Se non ci ha lavorato come disegno, ci ha lavorato come storia, o comunque come curatela dell'opera, quindi tanta roba. Poi abbiamo varie opere one shot o comunque con pochissimi volumi, perché per esempio c'è Monster Soul, che è uscito anche in Italia, Monster Hunter Orage, che erano 4 volumi usciti anni e anni fa, abbiamo Neo Kiseiju, e abbiamo comunque sì, Reward, che è comunque una raccolta. E adesso nel 2021 ha fatto una one shot per scusatemi che mi viene in mente, Square Enix, composta da 2 volumi, che si chiama Gate of Nightmares, che è legato a un videogame proprio curato, un videogame per cellulare curato nella graphic design proprio da Hiromashima. Quindi sempre lì un prodotto suo e che ha trasposto in manga. E ora? Beh, ora va avanti con 2 opere principali, che sono Eden Zero e Fairy Tail Under the Request. Eden Zero, dove è autore e disegnatore, quindi sceneggiatore e disegnatore, mentre Fairy Tail Sequel, chiamiamolo così, è solo lo sceneggiatore, o comunque quello che cura la trama principale. Vedremo, però a 46 anni continua ad essere un autore di grandissimo livello, grande spessore, prolifico, godibile, che ogni tanto cade in alcuni cliché che dovrebbe migliorare, dovrebbe cercare di bypassare, però oramai quella è una sua cifra stilistica, che ci volete fare. Bene ragazzi, io direi di aver fatto una bella chiacchierata su questo personaggio, su questo autore di Hiromashima, e quindi lascio a voi, voglio sentire voi nei commenti cosa ne pensate, ditemelo voi. Poi ovviamente, se vi è piaciuto il video, pollicione in alto, se non vi è piaciuto, pollicione in basso. Se non vi è piaciuto, fatelo! Non vi mordo, anche perché siamo a distanza. E voglio sentire voi cosa ne pensate di Hiromashima, delle sue opere. Anche perché siamo in vista di quello che è il suo arrivo a Lucca, quindi io sono curioso di sapere la vostra su quest'autore. Ditemela. Per il resto, noi ci vediamo stasera per il quinto quarto, dove parleremo di Hokuto no Ken. Quindi mi raccomando, seguiteci là di là e poi magari, in anticipo, per ricordarvi qualcosa, andatevi a rivedere il mio video, perché c'erano alcune cose interessanti. Ve lo metto qua in fondo alla fine del video. Per il resto, ragazzi, noi ci vediamo stasera. E alla prossima. Ciao, belli! Ma come disegna Hiromashima? Gli possiamo dire tutto, gli possiamo dire che non è bravissimo nelle trame, non è bravissimo a gestire alcune situazioni di scontro. Ma ragazzi, ma come disegna bene. Ma come sono belli i suoi disegni. Godibili, divertenti, aggressivi, dinamici, con dei personaggi ben disegnati e ben delineati. Poi ogni tanto sono la coppia uno dell'altro. Però sono belli da vedere, belli da leggere, appapà.